Sapete, qualche settimana fa mi sono imbattuto in una notizia che parlava di un ragazzo dal nome di Stefan Thomas che aveva perso la password per accedere al suo account per poter godere dei suoi bitcoin. Si ipotizza che questo account, che è propriamente meglio detto come portafoglio, possa valere all'incirca 200 milioni di dollari. E approfondendo questa notizia mi sono imbattuto in un articolo della Repubblica. E soprattutto c'è stata una frase che mi ha colpito all'interno di questo articolo. Secondo Repubblica, i bitcoin sono la forma di investimento preferita dai nerd. Ora, a parte il fatto che la parola nerd non la sentivo dal 2017-2016 e che ormai penso che sia entrata abbastanza in disuso, non credo che esista più questa figura mitologica. Ma oltre a questo, questa affermazione poteva essere vera magari all'inizio della wave del Bitcoin, dove effettivamente erano pochi programmatori esperti che riuscivano a minare i Bitcoin. Ma ora questa cosa non vale più, perché grazie a Dio ci sono gli exchange, come ad esempio il nostro sponsor di oggi, e cioè Crypto.com. Cos'è un exchange? Beh, sostanzialmente è un luogo digitale dove le persone scambiano determinate cose. Ad esempio, Crypto.com è un exchange di criptovalute e quindi all'interno dell'app si possono comprare e vendere criptovalute senza essere dei nerd, in quanto l'app è molto semplice da utilizzare, molto intuitiva e molto facile. Ad esempio, posso comprare dei bitcoin con degli euro e poi successivamente tranquillamente scambiare i bitcoin con Ethereum, che è un'altra criptovaluta. E tutto ciò può avvenire senza commissioni, che è una cosa estremamente vantaggiosa ovviamente. Oltre all'aspetto user-friendly, Crypto.com ci tiene molto anche la sicurezza dell'applicazione e, se potete vedere, vi lascio il link in descrizione, hanno tutta una serie di standard per appunto garantire la sicurezza più grande possibile all'interno dell'applicazione per i propri utenti. L'applicazione è completamente in italiano, c'è anche un forum e addirittura un canale Telegram per poter restare in contatto con la community. E se siete quelli che vogliono comprare le focaccine dell'Esselunga grazie ai Bitcoin, beh, potete farlo grazie alle carte di debito di Crypto.com, e se utilizzate il mio codice sconto e attivate la carta avrete 25 dollari omaggio. Quindi grazie a questi exchange come ad esempio Crypto.com è molto facile acquistare e vendere criptovalute, quindi fare dei veri e propri investimenti senza essere un nerd, bensì delle persone normali. Proprio come non sono dei nerd i miei coinquilini, a cui ho cercato di spiegare le criptovalute in generale molto brevemente e vedere se effettivamente erano interessati in tutto questo mondo ed eventualmente investire. Quindi vediamo com'è andata. Allora ragazzi, qui abbiamo un compito da svolgere. Secondo la Repubblica, i bitcoin sono la moneta preferita dai nerd. Ora, voi che non siete propriamente dei nerd, anche se lui gioca a Valorant, sì. Voglio vedere se, spiegandovi un po' il mondo bitcoin, voglio vedere se investirete nei bitcoin o meno, e quindi se possiamo smentire o meno. Quindi obiettivo della giornata. Esatto. Quindi a fine video vi chiederò: investireste? E mi direte sì o no. Ok? Allora, cosa sono i bitcoin? Sono, per adesso chiamiamola moneta, poi pian piano ci arriveremo, step by step a cosa le individueremo più precisamente. Nascono nel 2008, alla fine del 2008 Satoshi Nakamoto, che è un tizio che ancora oggi è sconosciuto. Quindi il nome si conosce. Il nome si conosce, ma probabilmente è uno pseudonimo. Inventa un protocollo che, per appunto, il Bitcoin. E i primi mesi del 2009 ufficialmente iniziano a essere creati i primi Bitcoin. Qual è l'idea di fondo dietro i Bitcoin, la principale soprattutto? E cioè quella di creare una moneta contrapposta a tutte le altre monete che sono fiat. Che vuol dire fiat? Fiat si potrebbe subito pensare, come all'inizio ho fatto io, che magari no, la marca delle automobili, oppure un acronimo che sta a indicare qualche tipo particolare di moneta. In realtà fiat è un latino, è un latinismo, è un latino. Non è un latino. è una parola latina che significa "e così sia". Stanno a indicare che appunto tutte le altre monete come l'euro, il dollaro, eccetera eccetera, sono garantite dallo Stato e dalla sua banca centrale, che appunto garantisce il suo valore, quindi dice "e così sia", cioè voi utilizzate questa moneta perché la garantisco io. Però noi vogliamo andare contro questo modo di agire con le monete, no? Tutto centralizzato, la banca centrale che garantisce, quindi magari alcuni hanno ipotizzato anche che sottomette le persone al... Quindi noi vogliamo qualcosa di molto più democratico, decentralizzato, no? E quindi nasce il Bitcoin, che ha una grande caratteristica, quella di che tutti hanno la possibilità di creare. Anche noi, volendo, possiamo creare un Bitcoin. Cioè tu tecnicamente potresti farlo in casa, potresti farlo facilmente senza grosse difficoltà? Ah,
no, e qui un po' ha ragione la Repubblica, cioè un prima inizio si poteva considerare una moneta per nerd, ok? Mm-hmm. Perché devi conoscere un po' di linguaggi di programmazione, devi avere degli hardware ben specifici. Adesso si chiamano ASIC, anche qui c'è un richiamo a una marca, in realtà non è una marca, ma è un hardware specifico per poter creare Bitcoin. L'operazione di creare Bitcoin si chiama minare. Ah, esiste okay. Proprio... Esiste un hardware ben specifico che riesce a ottimizzare l'energia, il calcolo del processo di calcolo per estrarre Bitcoin, e quindi è molto più efficiente rispetto alle classiche schede grafiche che si possono usare per fare i calcoli per estrarre Bitcoin. Tipo una cassa automatica di quelle dei negozi, no? In che senso? No, dai. Volendo, sì, nel senso, però ci vuole tanta energia perché ci vuole dei calcoli particolari per poter estrarre i Bitcoin. Interessante. E quindi è così. Vabbè, quindi con sto hardware chiunque potrebbe, se c'hai sto hardware chiunque può creare i Bitcoin. Sì, però sta diventando sempre più difficile estrarre Bitcoin. E quindi cosa fanno? Questi qua che vogliono estrarre Bitcoin si riuniscono in gruppi. E le cosiddette mining pool, che sarebbe un gruppo, tu immagina una casa piena di ASIC e di programmatori, ok? Piena di nerd, che stanno lì a calcolare, estrarre codici, eccetera, eccetera, e ottengono i Bitcoin, sostanzialmente, ok? Quindi non riesco questo... però a immaginare bene... Cioè questi dal calcolo come tirano fuori i Bitcoin. Cioè non riesco proprio a immaginarmi il Bitcoin, capito? Il Bitcoin è una linea di codice sostanzialmente. Poi ci arriveremo, perché sostanzialmente questi cosa fanno? Svolgono un'operazione. Se loro riescono, questi miners, se riescono a risolvere questa operazione, come ricompensa il programma gli dà Bitcoin, che sarebbero delle linee di codice. Okay? Ok? Però tu mi potrai dire, vabbè, ma se tutti possono estrarre Bitcoin... Allora. A questo punto, Repubblica di Weimar, no? Tutti hanno il potere. Tutti hanno il potere, Repubblica di Weimar, Bitcoin infinito. Invece no, ha pensato anche a questo Satoshi Nakamoto, perché praticamente ha imposto un limite di 21 milioni di Bitcoin, okay, che si possono estrarre al massimo. Cioè okay, un tetto. Quindi non si potrà andare oltre mai. Non si può andare oltre ai 21 milioni, che in teoria dovrebbero essere raggiunti intorno al 2100. O come quando vai a fare i ricci. In che senso? Cioè che ci sono dei limite massimo, c'è un limite massimo di per rispettare l'ambiente, no? Più o meno, esatto. E, insomma, i Bitcoin sono un po' come i ricci, okay. Bisogna rispettarli, perché altrimenti se si minano troppi Bitcoin poi perdono valore. Sostanzialmente questo è il ragionamento di fondo. Però appunto la cosa che sbaglia la Repubblica, che sì, magari un tempo servivano i nerd, adesso i nerd estraggono i Bitcoin e poi li vendono sul mercato praticamente. Ed sono facilmente recuperabili tramite gli exchange, che sono appunto dei luoghi, in questa volta non fisici ma nell'internet fondamentalmente, dove tu vai lì con delle semplici impostazioni, colleghi la carta, il tuo account, come ad esempio il nostro sponsor di questo video, crypto.com, dove vai lì con due semplici mosse, puoi accedere all'exchange, quindi al mercato di Bitcoin o ad esempio crypto.com, ci sono anche tante altre criptovalute che nel termine tecnico si chiamano altcoin. Cioè non ci sono solo i Bitcoin, ci sono altre criptovalute. Tra tutte le criptovalute all'incirca il 65-70% è costituito da Bitcoin. Si chiamano Bitcoin e solo quel Bitcoin, cioè solo i Bitcoin sono quella cosa lì, che vi ho spiegato. Tutte le altre criptovalute vengono definite altcoin e hanno un loro mercato, dei loro prezzi eccetera, dei loro oscillazioni. Ovviamente, se io volessi scambiare una criptovaluta con dei Bitcoin, c'è chi regola il... Ci sono gli exchange. Ad esempio, anche qui crypto.com è un exchange non di Bitcoin ma di criptovalute. Okay. Quindi ad esempio tu metti nel wallet 20 euro, lì puoi comprare 20 euro al tasso ovviamente corrente di Bitcoin, poi se non vuoi più i Bitcoin, vuoi magari investire su un'altra criptovaluta,
Ovviamente c'è il tasso di conversione e sposti i tuoi soldi da una parte all'altra per poi, quando vuoi, ritirarli per convertirli in euro nel caso. E chi decide questi tassi di conversione? Il mercato. Il mercato, l'incontro tra domanda e offerta. E qui è un grande classico, ma qui avremo un grande capitolo, un grande capitolone. Riguardo appunto il prezzo, quanto vale, è una domanda da un milione, da più di un milione di dollari. Quanto vale veramente il Bitcoin? Questa è una domanda importante anche per capire come ci bisogna comportare quando si va a investire nei Bitcoin. Cioè, se conviene appunto avere un qualcosa in Bitcoin, nel senso. Eh sì, perché se tu definisci il tuo valore per i Bitcoin, ovviamente poi questo determina anche il tuo comportamento nel mercato, no? Cioè. Perché se ad esempio pensi che il petrolio in questo momento costa troppo e prevedi quindi che ci sarà un abbassamento, allora tu ti liberi del petrolio, no? Quindi in base anche a cosa pensi, quanto possa valere quel bene, tu ti comporti in un determinato mercato. Certo, sì. Questa cosa è fondamentale da sapere, è una domanda anche molto difficile a cui rispondere. Che risponderemo in un video apposito, magari cercheremo di rispondere. Cercherai. Ovviamente. Però, giusto per farti un'idea, cercherai. Cercherò. Ma no, poi, visto che siete qui, mi sfamate, in qualche modo mi aiuterete anche indirettamente la risposta. Quindi, qual è il valore dei Bitcoin? Qui c'è un mondo dietro. C'è un mondo dietro con opinioni del tutto contrastanti. Ci sono quelli che hanno permesso la diffusione di Bitcoin, che credono molto nell'utilizzo del Bitcoin come una vera e propria moneta del futuro. In un vecchio video abbiamo analizzato come in realtà il suo meccanismo intrinseco non fitta perfettamente con una funzione di moneta. Infatti ormai ultimamente, se non della maggior parte, però da molti osservatori, il Bitcoin non viene definito, almeno attualmente, come una vera e propria moneta, bensì come un asset finanziario, un bene finanziario, come il petrolio, l'oro. Sì. Più precisamente si fanno ormai sempre più spesso le similitudini con l'oro. Okay. Cioè il Bitcoin molto probabilmente sarà il nuovo oro. Ok, quindi un bene di cui, cioè, voi non, allora, non credo abbiate dei lingotti d'oro. Purtroppo. Però sostanzialmente con un lingotto d'oro non ci fai granché, no? No. A meno che non lo fondi, però. Te lo vendi. Però comunque appunto, te lo vendi. E sostanzialmente quella è molto spesso riferita alla funzione del Bitcoin. Non puoi, ora come ora, utilizzarlo nel mercato vero e proprio. Ci sono determinate organizzazioni che accettano pagamenti in Bitcoin. Ovviamente attualmente sono la minoranza rispetto all'enorme mercato delle quindi monete. Quindi per lo più vengono usati per investire. Molto spesso sì. A un certo punto ho avuto paura che dicessi, ma se i lingotti d'oro, ma quindi i Bitcoin sono gialli? Alcuni prendono questo bene come effettivamente qualcosa che avrà un'utilità nella società in futuro, altri come un mero asset finanziario su cui speculare o fare soldi, altri ancora, come ad esempio Warren Buffett, non vedono nel Bitcoin un vero e proprio valore e quindi vedono tutta questa storia come una grande bolla. Di conseguenza non dovrebbe avere alcun prezzo, non dovrebbe valere nulla anche nei confronti del prezzo. Come si chiama il coso di Wall Street? Leonardo DiCaprio. No. Altri invece fanno corrispondere il valore di Bitcoin in base a quanti lo utilizzano. Insomma, le opinioni sono contrastanti e molto diverse. Fondamentalmente il fenomeno è così prematuro, così nuovo, perché effettivamente nel 2010 è avvenuto il primo acquisto e la prima transazione tramite Bitcoin e hanno acquistato una pizza per 10.000 Bitcoin. Un Bitcoin adesso vale 30.000 dollari. Allora. Perché se ci pensate, anche l'oro, che valore ha l'oro? Che differenza c'è tra un pezzo d'oro e un bulbo di tulipano? Nessuno, a meno che tu non gli dai un valore, appunto. Esatto. Infatti, ad esempio, una delle più famose bolle finanziarie è avvenuta in Olanda. Un bulbo di tulipano c'è stato a un certo punto che valeva anche più di una casa. Se non sbaglio, all'incirca verso la metà del Settecento. Anche lì il valore non c'era, un vero e proprio valore del bulbo, però la gente dava un vero e proprio valore, percepiva nel bulbo un valore, appunto, che valeva tot soldi. Poi alla fine la bolla scoppiò
a un certo punto si resero conto che effettivamente con i tulipani non ci potevano fare granché. Non ci fai dei casi con i tulipani? No, no. Esattamente. A un certo punto, no, ragazzi, ma veramente, siamo seri? E quindi il prezzo del tulipano crollò. E quindi alcuni osservatori, non sto dicendo che sono io, mi sto un po' spiegando il mondo dietro. Fanno un parallelismo proprio con, ad esempio, queste bolle molto più famose che sono successe parecchio tempo fa, prima dell'avvento addirittura dell'internet. E quindi loro prospettano che prima o poi, come adesso vale $30,000, in un futuro più o meno breve varrà zero Bitcoin. E quindi tutte le persone che avranno investito in queste cose non ricaveranno nulla. Un altro vantaggio dei Bitcoin è la loro sicurezza. Infatti all'inizio del video abbiamo commentato il fatto che c'è stato un tizio che non ricorda più la password e rischia di perdere un sacco di soldi nei Bitcoin. Questo perché ci sono due modi per conservare i Bitcoin. Uno è il paper wallet e l'altro è il wallet digitale. Il paper wallet significa che tu hai delle chiavi di accesso che puoi conservare anche su un pezzo di carta. Però se perdi quella chiave, addio, il tuo wallet è perduto e perdi Bitcoin. E un'altra caratteristica della blockchain è che è molto sicura. Non c'è modo di hackerare. Gli attacchi hacker in realtà sono stati molto, molto frequenti sugli exchange, ad esempio. Sulle piattaforme dove si vendono e comprano Bitcoin. In questo senso, ad esempio, crypto.com, vi lascio anche il link in descrizione, con il loro sistema di protezione in questo senso, con tutta una serie di cose informatiche che non ho la minima idea. Insomma, hanno tutte le loro cosine per cercare di evitare il più possibile questi attacchi hacker. Però la blockchain è così sicura che se perdi quella chiave sei un problema. Altrimenti l'altra opzione è avere un wallet digitale, che in questo caso è in possesso dell'exchange. Quindi lui ti dice: guarda, il wallet te lo tengo io, sì, per sicuro. Sì. E questo è il problema, perché poi ovviamente gli hacker vanno ad hackerare i database dell'exchange, si prendono le chiavi e poi entrano nella blockchain. Oppure sono successi altri casi in cui, ad esempio, l'exchange falliva, ovviamente non era più attivo il servizio, e quindi molto spesso i bitcoin scomparivano nel nulla, andavano persi. Si ipotizzava anche delle frodi, per cui appunto magari si ritenevano loro, sì, eccetera, sì. Insomma, c'è anche questo problema qui. Ovviamente è un mercato non regolamentato. Se ad esempio tu perdi dei soldi tramite una banca, lo Stato ti garantisce una certa quantità di assistenza, di recupero dei soldi, non tutto, molto spesso, però una certa garanzia da parte dello Stato c'è per quanto riguarda le fiat money. In questo caso, se appunto se un exchange fallisce, eccetera eccetera, cazzi tuoi. Okay. Insomma, tutte queste caratteristiche è molto complesso e in un certo senso anche affascinante studiarlo. Ho fatto un quadro un po' generale. Sì. Quindi vi ho affascinato, vi ho lasciato per pezzo. Investireste mai in un settore così nuovo? Diciamo che non sono forse la persona più adatta, più intraprendente del mondo per fare queste cose. Cioè, non è che prendi e investi tutto il tuo capitale in una cosa del genere. Io la vedo più come una cosa, io ho il capitale esempio, e poi però più non dico un passatempo, che sembra brutto, però una parte dei miei soldi magari li investirei. Ci faresti un pensierino? Pensierino? Cioè, comprerei una pizza, magari. Tu? Ma sicuramente un mondo molto interessante, cioè c'è poco da... Pure il fatto che c'è tutta la blockchain di mezzo. Però non lo so se ci investirei. Ok. Cioè, nel senso, non sono... Quindi non siete dei nerd? Probabilmente no, non abbastanza. Bitcoin non è il vostro tipo, sostanzialmente. No, non proprio, però appunto... Guardateli con sospetto. Un investimento non di più, capito? Quindi un caffè. Andiamo, ci prendiamo. Magari fai esisti un investimento piccolo, vedi com'è e poi ne trai le tue conclusioni. Caffè, una birretta, sì, per conoscerci meglio. Per conoscerci meglio. Che è un po' l'approccio che vi consiglio anche a voi, se avete intenzione. Non andate lì a capofitto e iniziate a investire, però approfondite il discorso. Qui ne abbiamo parlato così, due chiacchiere. Però appunto chiacchiere tra con qui il nuovo format, no? Dai, parli in Bitcoin. Però appunto, se avete voglia, c'è il link in descrizione con il referral per entrare nell'exchange e non essere neanche dei nerd, perché sarete delle persone normali che comprano un asset finanziario.
Però il mio consiglio è state attenti, perché la volatilità di questo strumento è molto alta e, come vi abbiamo detto, è tutto in itinere, tutto da scoprire, e quindi lo sconsiglio per persone che non sono dentro quel mondo e cercano di capirlo il più possibile. Quindi mi raccomando, fate le cose con cognizione di causa. Io vi ho dato il mio codice sconto, se lo utilizzate crypto.com, che comunque è un'applicazione valida, potrete supportare anche questo progetto di divulgazione economica, che comporta anche lo scoprire queste cose economiche un po' più particolari, un po' più tricky. Siamo tricky così. Dai, alla prossima. Andiamo a giocare a tennis. Andiamo a giocare a tennis, decisamente. E tu a Valorant. Oh, avanti tutta!